speciale e unico quello che lega Claudia al padre, Sergio Endrigo, fatto delle stesse passioni, mare, la musica, la poesia e gli stessi principi, la libertà, l'assenza di barriere e di steccati. È stato il primo a avere la casa a Pantelleria, davanti all'Arco dell'Elefante, io lì ho imparato a nuotare ed ho un legame incredibile con quell'isola. Claudia Endrigo ha ripercorso e raccontato la vita di suo padre in maniera intima e autentica, a tratti commovente, attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto. Questo libro lei lo sta portando in tutta Italia. Qual è stata la reazione del pubblico? La reazione del pubblico è stata fantastica. Devo dire che il papà dalla gente è amatissimo, è ricordato. Adesso sono stata a fare una legge e c'era tutto esaurito. La gente mi ha ringraziato, era commossa. E questo affetto della gente devo dire che è straordinario. Per questo canto che canto a te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Il famoso che non aveva mai studiato musica, ma da autodidatta aveva composto tra le più belle canzoni italiane, amatissime ancora oggi in tutto il mondo. Chissà